Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo video sui fratelli di Cristo. Chi sono i fratelli di Cristo? Allora, secondo la dottrina della società Torri di Guardia, i fratelli di Cristo sono gli unti, i cosiddetti unti. Coloro che avrebbero la speranza, che hanno, secondo l'insegnamento dei testimoni di Geova, la speranza di vita, la destinazione di vita celeste. Perché appunto l'organizzazione dei testimoni di Geova insegna che ci sono due destinazioni per il popolo di Dio. Una destinazione celeste per un numero ristretto di persone, e una destinazione terrena per un numero più elevato di persone, la cosiddetta grande folla. Adesso noi vogliamo dimostrare scritturalmente come stanno in effetti le cose, perché innanzitutto vogliamo chiarire chi sono i fratelli di Cristo. Perché gli unti dei testimoni di Geova, i cosiddetti unti, e in particolar modo il corpo direttivo, hanno insegnato ed insegnano che sono i fratelli di Cristo. Quindi ubbidire a loro e seguire le loro istruzioni e abbeverarsi alla loro fonte, essendo loro appunto i fratelli di Cristo, è come abbeverarsi alla fonte di Cristo stesso. Infatti, loro applicano le parole di Gesù quando nel discorso escatologico dice: se fate del bene a uno di questi miei piccoli fratelli è come se lo faceste a me, o viceversa, se li trattate male è come se trattaste male me. Ebbene, secondo la dottrina geovista, fare del bene e collaborare con il corpo direttivo, con gli unti, equivale a fare del bene a Gesù. Non seguire gli unti nelle loro disposizioni e nella loro leadership equivale a non seguire Gesù stesso. Quindi la società Torre di Guardia ovviamente si è posta come mediatore neanche fra l'uomo e Dio, ma fra l'uomo e Gesù. Un po' come un comediatore insieme a Cristo, tra Dio e l'uomo, diciamo meglio dire così. Però appunto vediamo le scritture cosa dicono. Chi sono in realtà i fratelli di Cristo? Se noi andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, leggiamo i versetti da 46 a 50. Qui è Gesù stesso che parla. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che stando fuori cercavano di parlargli. Ma egli rispose a colui che gli parlava. Scusate, e uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Già da questa prima scrittura capiamo che c'è una discordanza tra quello che insegnano i testimoni di Geova, l'organizzazione, e quello che dice Gesù Cristo. Perché Gesù dice che chiunque fa la volontà di Dio, del Padre, gli è fratello, oltre che sorella e oltre che padre e madre. Avete capito? Qui non dice che c'è un gruppo ristretto di persone, una leadership a numero chiuso che ha facoltà di essere fratelli di Cristo. No, no. Gesù dice chiunque
Chiunque fa la volontà di Dio Padre, mi è fratello, sorella, padre e madre. E sapete, questo è confermato dal Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Perché un'altra cosa che insegna l'organizzazione dei testimoni di Geova è che i figli di Dio sono prevalentemente gli unti, perché fratelli di Cristo, figli di Dio, prevalentemente sono appunto gli unti. Ma guardate un po' cosa dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, il versetto 12 e 13. Ma a tutti, ancora usa il termine tutti, quelli che l'hanno ricevuto, parlando di Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi Gesù ci dice che i suoi fratelli sono tutti coloro che fanno la volontà del Padre. E Giovanni ci dice che tutti coloro che, oltre a fare la volontà del Padre, ovviamente hanno fede nel nome di Cristo, non nel nome di Geova, ma di Gesù Cristo, che è l'unico nome per la salvezza, sono di diritto figli di Dio, perché dimostrano di essere nati da Dio e non da volontà di sangue e di carne. Avete capito? Avete capito? Si è figli di Dio e fratelli di Cristo chiunque fa la volontà del Padre e ha fede nel nome di Gesù Cristo. Quindi i fratelli di Cristo non sono solamente i cosiddetti unti o il corpo direttivo, come vi insegna e come insegna l'organizzazione geovista. È un qualcosa che non ha attinenza con le scritture, perché come vedete la Bibbia dice altro. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, se noi andiamo al capitolo 10, Giovanni 10, 16, Gesù, sta parlando in questa occasione ai giudei, alla sua nazione, dice: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, la mia. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Chi sono le altre pecore? Non la grande folla, come insegna l'organizzazione dei testimoni di Geova, distinta dagli unti, ma siccome qui Gesù stava parlando ai giudei, Gesù stava dicendo che oltre ai giudei, ad alcuni salvati dei giudei, ci sarebbero stati dei gentili, che non sarebbero stati dell'ovile dei giudei, ma che comunque Gesù avrebbe dovuto condurre perché avrebbero formato la Chiesa insieme ai giudei redenti. E notate bene, qui si dice, Gesù dice che ci sarà un solo gregge, un solo pastore, non una doppia destinazione. La speranza e la destinazione per chi crede in Cristo è una e solo una, quella celeste. E sapete che questo sia così è confermato ulteriormente nella Bibbia e nelle Scritture. Infatti in Efesini al capitolo 4, i versetti da 4 a 6, guardate cosa è scritto, cosa scrive l'Apostolo Paolo. Vi è un corpo solo, uno, un solo Spirito, lo Spirito Santo, come pure siete chiamati a una sola speranza, una, non due, una. Quella della vostra vocazione. E quale? Quella celeste. Vi è un solo Signore, Gesù Cristo, una sola fede,
un solo battesimo, quello nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e non nel nome di un'organizzazione. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Quindi, i fratelli di Cristo, sia fratelli di Cristo e figli di Dio Padre, per adozione, per la fede in Gesù Cristo, e la vocazione e la speranza per questi credenti, la destinazione, la speranza è una sola, che è quella celeste, perché la sposa di Cristo sono tutti i credenti sparsi per il mondo che sono nati di nuovo, come dice Gesù a Nicodemo, d'acqua e di spirito, che fanno la volontà del Padre e che credono e hanno fede e invocano il nome del Signore Gesù Cristo. Questa è la sposa di Cristo. Poi più avanti, successivamente voglio fare un altro video per dimostrare scritturalmente se sono solamente 144.000 oppure le cose stanno in un altro modo scritturalmente. Però adesso mi interessava fare un video su chi sono i fratelli di Cristo e quindi di conseguenza i figli di Dio Padre. Quindi abbiamo dimostrato appunto chi sono i fratelli di Cristo, come si diventa figli di Dio e che c'è una sola speranza, una sola destinazione, una sola vocazione, un solo spirito, una sola fede e un solo battesimo. Quindi la teoria e l'insegnamento della doppia destinazione, quella celeste e quella terrena, non trova conforto nelle sacre scritture. E soprattutto i fratelli di Cristo, di diritto, possono essere tutti coloro che credono nel Signore Gesù. Quindi, cari testimoni di Geova, rigettate l'insegnamento dei vostri leader, dei vostri capi, che vogliono, che per accaparrarsi il potere vi hanno fatto credere, vi fanno credere che loro sono i predestinati, i prescelti, la leadership scelta da Gesù Cristo, che sono solo loro i fratelli di Cristo, e che fare quello che loro vi dicono equivale ad ubbidire a Cristo. No. Queste sono false dottrine, sono falsi insegnamenti che distolgono dalla verità. E la verità non è un'organizzazione, non è una religione, è Cristo Gesù. A nulla serviranno le vostre opere e a nulla servono le vostre opere e tutti i vostri sforzi se non riconoscete questa cosa importante e fondamentale. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata e al prossimo video. Dio vi benedica.